Bentornati sul canale di Non Aprite Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi siamo qua a fare la recensione di Lilith Hill. Film di Vincenzo Petrarolo. Ha vinto il Torino Comics Horror Fest. Questo film mi ha stupito, nel senso che l'effetto video digitale stranisce un po', però a me è piaciuto perché gli ha dato una sorta di realismo e di effetto fan footage ancora più forte. Le riprese sono fatte molto bene in stile fan footage, quindi tutte un po' mosse, però non fastidiose, insomma non ti viene da vomitare. Devo dire che l'operatore secondo me è stato bravo. Allora, la storia è questa: praticamente c'è un ragazzo che fa il produttore, vuole produrre questo film, un regista americano che è suo amico parte, arriva da lui. Lui lo va a accogliere, il piano è che lui produce il film, suo amico americano girerà il film con pochi soldi, pochi mezzi, il tutto in una villa fuori Roma, che poi in realtà è la vecchia casa della nonna del produttore, che gli aveva espressamente chiesto di non frequentare quella casa, di non usarla assolutamente. Poi scopriremo perché, anzi no, non lo scopriremo perché non ve lo spoilero. Il film inizia con dei dialoghi molto serrati e devo dire anche molto divertenti e intrattenenti. Il film parte molto bene, ti prende, ti viene da chiederti cosa succede. E devo dire che nel complesso non mi è dispiaciuto. Ci sono dei momenti in cui sicuramente il film non è perfetto, però ci sono un sacco di trovate intelligentissime, tra cui la scelta di girare il film in una location, in una casa che non viene utilizzata, rende tutto molto freddo, molto distaccato, avere questa location vuota. Gran parte del film è diretto con delle telecamere, finte telecamere a circuito chiuso. Ci sono dei jump scare simpatici, creati con degli effetti di interferenza. Anche quella è una cosa carina. Però gli attori, devo dire la verità, non mi sono piaciuti tutti. Mi sono piaciuti i protagonisti, il produttore e il regista, mi sono piaciuti molto. E sono anche quelli che hanno, diciamo, la parte più grossa di recitazione, di battute, quindi la parte più difficile. Alcuni attori sono un pochino meno bravi. Mi è piaciuto molto il personaggio del regista. Devo dire che l'attore che fa il regista mi è piaciuto molto, ha una bella faccia da attore, un po' da stronzo, bello, bravo. Ci sono anche delle scene hard, devo dire che anche belle fighe. Mi è piaciuta la scena hard perché è un tipo di scena erotica, non è pornografica, quindi non vi preoccupate, però è una scena erotica forte che di solito i film non hanno mai il coraggio di fare. Di solito i film ti fanno vedere un bel paio di tette e tutti sono contenti, invece questo è un film che osa anche un pochino. La trama è anche abbastanza interessante, divertente, non è originalissima ma è strutturata bene. Forse la pecca più grande di questo film è che tante cose potevano essere raccontate meno per creare ancora più mistero e anche per far vedere meno certi limiti che ci possono essere nei mezzi, nelle cose. Anche perché secondo me il film dura leggermente troppo, però nel complesso è veramente un film che mi ha sorpreso tantissimo e che ho apprezzato. Degna di nota, anche se comunque le sue capacità attoriali non è che siano eccelse, la partecipazione di Ruggero Deodato al film come attore. Il film è un fan footage, un vero omaggio al fan footage, quindi è giusto che ci sia Deodato, è bello, è carino, è una chicca che aggiunge qualcosa al film. Tra l'altro, all'interno del DVD prodotto dalla Home Movies c'è anche l'intervista a Deodato, ci sono interviste post produzione, trailer, backstage, insomma vabbè, le solite cose che però è sempre bello avere nei DVD. Ah sì, un'altra particolarità è che il film in gran parte è in inglese e non mi è dispiaciuto ascoltare questa recitazione in inglese. E niente, che dire ragazzi, sicuramente Vincenzo Petrarolo ha le idee molto chiare su come strutturare un film e girarlo. Diciamo che i limiti sono da smussare, sono pochi. Basterebbe avere dietro una produzione potente e probabilmente Vincenzo Petrarolo potrebbe sfornare tranquillamente un film di fantasmi e possessioni e cose del genere italiano bellissimo. Qualcuno gli faccia fare un film con un po' di soldi dietro, perché probabilmente verrebbe una figata. Questa era la recensione di Lilith Hill di Vincenzo Petrarolo, con la partecipazione straordinaria di Ruggero Deodato, grandissimo maestro del cinema found footage e cannibalico, o cannibalistico, o cannibaloide, o insomma dei cannibali. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo film, ma mettete like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche e
Ci vediamo al prossimo video.